mister Cucciari, contro una Juve stabile attivamente messa in campo, una lupa ruba troppo arrendevole. Sì, oggi non abbiamo giocato, è stato troppo facile per la Juve Stabia, quindi devo dire che oggi non ho riconosciuto la mia squadra, siamo stati praticamente nulli e quindi rimane anche difficile giustificare una prestazione così, forse, anzi senza il forse, è la prima volta che facciamo una prestazione dall'inizio all'anno così assente e dispiace. Una lupa ruba che forse ha peccato di presunzione dall'alto dei 17 punti? Può essere anche, non ce lo possiamo permettere, se questo è stato un segnale dobbiamo subito tornare sui nostri passi, su quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché abbiamo messo in difficoltà anche grandi squadre proprio con la nostra umiltà e la nostra voglia di competere e la voglia di emergere, quindi noi non dobbiamo dimenticare quali sono le nostre origini e quello che è il nostro obiettivo. Soprattutto a centrocampo abbiamo visto i due esterni, la Juve Stabia, Pelle e Gammone, creare grossi pericoli alla vostra squadra, non sono stati contrastati bene dai vostri difensori. Guardi, come ho detto poc'anzi, se lei pensa che abbiamo fatto segnare Gammone su quella che non credo sia la sua specialità, il colpo di testa, probabilmente qualcosa abbiamo sbagliato. A grandi doti questo ragazzo, gli esterni anche Vella, ma diciamo che ci sono giocatori importanti nella Juve Stabia, ma probabilmente ci abbiamo messo del nostro. Qualcosina di buono si è visto comunque in quella sorta di 4-2-3-1 in avvio di ripresa, poi il gol di Lipa ha tagliato le gambe in effetti alla Lupa Roma. Sì, come dicevo prima, abbiamo preso il secondo gol che sicuramente ci ha tagliato le gambe, ma che è scaturito sempre da un nostro errore, perché un traversone da destra che tagliava verso sinistra con una difesa disattenta che si è fatta sorprendere all'inserimento di Riva. Però ribadisco, oggi dobbiamo cancellare più presto questa partita, nel gioco del calcio purtroppo ci può stare, fa parte del gioco e vediamo un po' di ricominciare sin da domenica prossima. A questo punto qual è il vero obiettivo della Lupa Roma per questo campionato? Qual è il vero? Il nostro è sempre stato lo stesso. Noi abbiamo sempre detto che per noi il mantenimento della categoria è il nostro obiettivo più importante, perché la società sta facendo degli investimenti e quindi non abbiamo mai avuto grilli per la testa.